Ragazzi, e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Siamo tornati nelle Bedos, ragazzi, e oggi andremo a provare le texture pack molto particolari. Come sapete, se naturalmente mi seguite anche da tanto, se non mi seguite iscrivetevi appunto per vedervi tutti i miei video e attivate la campanellina. Naturalmente, ragazzi, sto facendo questa serie dove vado a provare le vostre texture pack che mi mandate sia su Telegram, nel gruppo, infatti potete entrare nel link in descrizione. E anche, ragazzi, invece oggi ho deciso di cambiare un po', ok? E sempre andiamo a provare le texture pack, ma andremo a provare le texture pack di 3 youtuber che giocano le Bedwars, quindi che comunque traiardano nelle Bedwars. Ho scelto 3 youtuber. Allora, primo youtuber è Sammy Green, poi c'è Mahal e poi Parpled, ragazzi. Vi lascio anche i loro canali in descrizione. Non lo so se ve li lascerò, però bene. Magari lo fanno loro a me. No, scherzo. Quindi, ragazzi, andiamo a provare le loro texture pack e andiamo a vedere naturalmente la più bella. I link ve li lascio in descrizione. Lo so che mi uccidete se non ve li lascio in descrizione. Quindi vi lascio tutte e tre in descrizione. Sia di questa, ragazzi, è di Sammy Green, poi c'è quella di Mahal e poi quella di Parpled. Ok, quindi andiamo a provare la prima di Sammy Green. È la mia prima Bedwars, ragazzi, è mezzanotte e mezza. Sono rientrato e ho acceso il computer e sto registrando, quindi non mi giudicate, perché sennò prendo Gamer Boy e lo apro di nuovo. Cheat. Ragazzi, ci siamo. Allora, la spada è fighissima. Naturalmente anche voi, ragazzi, qui sotto in descrizione, poi alla fine del video fatemi sapere se naturalmente sotto nei commenti fatemi sapere la texture pack più bella. Allora, ci sta. Oddio, ci sta, ragazzi, non è male poi come texture pack. Ok, naturalmente per il momento la sto solo provando. Ok, quindi, allora, blocchi. Perfetto, andiamo subito a rusharci il giallo. Allora, la spada ci sta, i blocchi anche. Sono alla fine quelli classici, oh mio Dio, ragazzi, non riesco a giocare. Alla fine i blocchi sono quelli default, non lo so. E ci sta, andiamo a vedere naturalmente le particelle. Vi devo dire che comunque una volta già l'ho provata questa texture pack, l'ho provata solo in un game. Oddio, mi è piaciuta, sì e no. Oddio, ma questo che cosa fa? Belle le particelle, mi piacciono. Non riesco. Ho fatto 3 CPS. Non riesco a giocare, raga, non riesco a cliccare. Fatevelo dire, non riesco a cliccare, ragazzi. Non mi giudicate, però sì, vabbè. Veramente non riesco a cliccare, ma non fa nulla, ragazzi. L'importante è che andiamo a divertirci. E se vinciamo un game così, bene, bene, bene. Tanta roba, ragazzi. Ho fatto tipo 6 CPS, quanti ne ho fatti? Cioè, raga, non riesco veramente a cliccare. Sono appena entrato a casa, ragazzi. Giocare a mezzanotte e mezza, soprattutto a registrare. Scusate se lo dico, ma è impossibile. Ok, questo qui dobbiamo farcelo adesso. Dai, 8 CPS, che è sta merda. Ok, perfetto. Minchia, sono smirato. Ok, ci sta. Dai, ci sta, ci sta, ci sta. Ci sta. Allora, normalmente la mira, vabbè, sta andando a puttane. Questo è poco, ma è sicuro. Però, ragazzi, devo dire che ci sta. Non male. Facciamoci subito armor e andiamo a lasciare subito l'altro. Quindi, piccone potenziato. Ok, e prendiamo un altro po' di blocchi. Va bene, dai, questi qui li lasciamo. Allora, andiamo. Possiamo andare anche dal bianco, che è dietro la base nostra. E ragazzi, invece, tanto lui, ragazzi, poi ci verrà a rompere il letto. E invece ci andiamo noi, ci sbrighiamo ad andarci a rompere il letto. Dai che andiamo, ragazzi. Questa texture pack, come ho già detto, ragazzi, l'ho provata. E comunque a prima impressione ci sta. Ci sta un botto. Cioè, fireball jump, non mi va più di piazzare blocchi. Ok. Il bianco è appena caduto nel vuoto. Perfetto, letto rotto. Ok, perfetto, killato. GG, ci sta, mi sta piacendo un botto questa texture pack, ragazzi. Dopo naturalmente andiamo a vedere. Quella di Parpled già l'ho provata. Però ho visto che la devo provare da tanto. Ho detto, perché non metterla nel video? La devo provare da tanto e comunque ho quella voglia di provarla, ragazzi. Invece di mettere magari quella di Gamer Boy, che l'ho usata per... anche, vabbè, anche quella di Parpled l'ho usata per un po'. Però quella di Gamer Boy l'ho usata per... beh, un bel po', ragazzi. E quindi, ragazzi, per un mesetto l'ho usata quella di Gamer Boy, sì, dai. Quindi ho deciso di mettere quella di Parpled, che la devo usare anche da tanto. E il red è caduto da solo. Noi contro il blu. Il blu è letto, perfetto. Andiamo subito a killarlo, ragazzi. Beh, vincere così, primo Bedwars, primo game, prima vittoria, bene. Ok, mi sa non c'è niente a letto, ragazzi, eh. Ok, il letto è andato. Ma si era disconnesso? Disconnesso. Eds, prima vittoria, prima... cioè, prima partita, prima vittoria, ok, perfetto. Con... ce la portiamo a casa con 3 kill, attenzione. Tanta roba, allora, prima Bedwars ci sta. Torniamo in lobby. Anzi, no, la cambiamo qui, ragazzi. Cioè, torniamo in lobby. Andiamo a mettere quella di Mahal, ragazzi. Ok, andiamo a mettere quella di Mahal e vediamo com'è. È la prima volta questa qui, non l'ho mai provata. Quella di Mahal, ragazzi, non l'ho mai provata. Andiamo a vedere com'è. Ok. Oddio. Già il mirino è diverso. E ci sta. Lì le particelle anche sono diverse. Molto figa questa. Pesa un bel po' quella di Mahal, ragazzi. Ci ho messo un bel po' a scaricarla, da essere sincero. Sono fighe perché comunque il critical te lo dà rosso. E invece poi quello normale te lo dà normale. Guardate il critical invece, ragazzi, te lo dà rosso. È fantastico il critical, che ti dà le particelle rosse. E poi quelle normali naturalmente sono normali. Tanta roba, tanta roba. Allora. Ci siamo. Perfetto. Questa qui non l'ho mai provata. L'ho detto 2900 volte.
Ci sta allora la spada. Bene, ok, dopo naturalmente alla fine vi dirò tutto, ok, dalla prima all'ultima texture pack. Allora, la spada ci sta, molto figa. Bella, bella, ci sta la spada, con le fine mi piacciono un botto. Andiamo a vedere naturalmente i blocchi. I blocchi mi sa sono quelli default, non lo so. Andiamo a vedere. Naturalmente non le stiamo provando in PvP, ragazzi, non è che le stiamo proprio analizzando del tutto. I blocchi sono un po' diversi. Ok, non le stiamo analizzando del tutto, ragazzi, però naturalmente tranquilli. È solo per vedere naturalmente la più figa, ok. Oh, si calmi. Ok, perfetto. Mi è arrivato questo qua in faccia, ragazzi. Ok, andiamo. Cerchiamo di uccidere il giallo. È fighissimo di 7 expack quando rompi i blocchi. È veramente figo. Ok, perfetto. Guardare quanto rompi i blocchi, raga. Che figata. È figata pazzesca. Non mi apri. Cazzo. Va bene, GG, GG, ci sta. Allora, dobbiamo killarci il giallo. E facciamoci. Ci dobbiamo fare subito sharpness. Proprio al volo. No, se si fa sharp. È finita, abbiamo perso. Bene. Non credo che ci abbiano dei diamanti. No, perché io l'ho buttato nel vuoto. No, se c'aveva diamanti poi tornava in base, raga. Quindi no, non ce li abbiamo dati. Però che. Dai, non c'entrano. No, vabbè. A parte che, ok. Sto giocando di merda. Però che palle. Okay, è fighissimo quando rompi i blocchi di questa texture pack. È veramente figo. Un botto, un botto, un botto. Adesso andiamo a killarci il giallo. Purtroppo, ragazzi, sto giocando di merda, però. Appena mangiato la mela d'oro, però. Ma perché itto con i blocchi? Ok, perfetto, perfetto, eliminato. Allora, reinforce. Ok, non so perché stai ittando con i blocchi, però va bene. Oh, mela d'oro. Com'è? Ok, mela d'oro ci sta. Figa, onesta. Ok, sono rimasti io, il blu e il red. Solo il red è letto, perfetto. Quindi, se riusciamo ad andare dal red. Distruggerci il letto. Mi piace questa texture pack, è veramente figa. Credo di lasciare questa per un bel po', ragazzi, eh. Naturalmente, vi ricordo, fatemi sapere la vostra texture pack preferita di queste tre, naturalmente. Giusto per sapere, ragazzi. Ma che minchia. Lì che è sopra la base, lol. Andiamo del rosso, sì. Ah, c'è già il collegamento, perfetto. Eccolo, rosso. Raga, non abbiamo il letto, ve lo dico. Ma come ci sono andato qui? Mi prendete per il culo? Vabbè, GG. Non ce li do, non ce li do. Vabbè, GG, GG però. Allora, per il momento la texture pack tra quella di Sammy Green e questa qui sono un po' alla pari. Mi sono piaciute tutte e due. Nel senso, quella di Sammy Green, ok, ci sta. Però non mi piace quanto rompi i blocchi con quella di Sammy Green. Questa qui invece di Mahal non mi piace tanto la spada. Anche se sono simili, questa qui di Mahal è un po' più fina. Però mi piace tanto quanto rompi i blocchi. È veramente fantastica, ragazzi. Quando rompi i blocchi, credo di lasciare quella di Mahal per un po'. Ok, ci siamo. Siamo con quella di Purple. Ragazzi, Purple è da adorare viola. Quindi, ragazzi, è tutto viola. La maggior parte è viola. L'ha anche editata perché prima anche la spada era viola. Al momento l'ha messa normale. Quindi sono tante default. Questo qui. Twitch 1884. Ok. Come vedete, ragazzi, i lingotti già sono default. Per far capire quella di Purple. La spada è default. Quindi, cioè, non è proprio default, però è più piccola. Ma comunque quello è. E la maggior parte dei negozi comunque sono default. Quella secca di Purple. I blocchi sono default. Diciamo anche i picconi sono default, ma più piccoli. Per farvi capire, un po' più piccoli. Alla fine, la maggior parte delle cose di questa Dexpack sono default. Allora, andiamo. Per il momento, quella di Mal, però, è davanti a tutti, ragazzi, eh. Anche il mirino è molto figo. Ok, ci siamo. Con la di Marvel, però mi trovo un botto bene, raga. Veramente. Ma c'è perso il letto questo? No, il bianco città. Come ha fatto a fare questo collegamento? Mi prende per il culo, credo. Eh? Va bene, allora. Tu mi vedi come ha fatto a fare questo collegamento in 3 minuti. In neanche. Ok? Ma che hit tira? Ma che hit tira questo? Va bene, dai, hai ragione. Ok. Muori, perfetto. Allora, raga, ho il bianco e qualcuno di forte niccato. Ho veramente tira certi hit della Madonna, cioè bestiali. Allora, l'unico metodo, ragazzi, per distruggere il giallo, cioè il bianco, è andare ai diamanti. Quindi adesso andiamo ai diamanti. Ci facciamo sharpness perché appena arriviamo ci sono 4 diamanti. Quindi andiamo ai diamanti. Anche quella di Purple, ragazzi, ultimamente mi sto trovando anche bene. Nel senso, tanto che la devo provare. Però come vedete, quando rompi alla fine è default. Quindi la maggior parte della texture di Purple, ragazzi, è tutto default. Ecco perché non è che mi piace tanto. Allora, ragazzi, per andare a eliminare il bianco qua dobbiamo stare molto attenti. A questo punto, ragazzi, andiamo dal green. Che comunque è letto, possiamo già andarcelo a killare. Oh, siamo caduti. Cazzo, va bene, dai.
con questa qui perché è durata poco, ci andiamo a fare un'altra. Dai ragazzi, quindi vi stavo dicendo, vi volevo dire ragazzi, comunque con Parpled, ragazzi, da quando l'ho iniziato a seguire mi è sempre piaciuto. Cioè veramente, mi è subito iniziato a piacere e mi sono trovato subito bene anche con la Dexpack. Infatti quella di Parpled l'ho usata tipo per troppo tempo veramente. Quella di Parpled l'ho usata per un botto di tempo, raga, ma un botto. Ok. Madò, che hit ci ho tirato a questo. Lol. Il problema di quella di Parped, ragazzi, guardate quanto rompi. Vedete, è quello default. Non mi piace tanto, raga, sinceramente. Preferisco quella di San Migri, cioè quella di, naturalmente, di Mahal, che è fantastica, raga. Ok, questo qui va bene. Non so neanche perché vive. Perfetto. No, ho sbagliato. Va bene, dai. Che palle. Torniamo in base e andiamo dal red, raga. Tanto lì, sì, sì, è loco, ma preferisco andare dal red. Che ho preso anche un po' di Anderson, ragazzi, nel frattempo che aspetto l'ultimo di gold. Ma che, dove minchia li metti i blocchi? Mentre aspetto l'ultimo di gold, così mi faccio armor e siamo pronti per andare a distruggere tutti. Perfetto. Oh, vedete che Red ci pusha, quindi siamo a posto che ci lasciamo entrambi, perfetto. Cioè, Red è venuto qui. Si è preso i diamanti e è scappato? Bene. Red mi sembra uno abbastanza fortino, raga, eh. Sì, ma una domanda che io non mi faccio. Ok, c'è rottellette e va bene. Perché quando si blocchi loro ci passano attraverso? Questo che mi dà fastidio, ci piazza blocchi appunto per bloccarli e poi tarli, invece loro ci passano dentro i blocchi. È questo che mi dà fastidio, raga. Cioè, l'unica cosa che mi dà fastidio è perché, cioè, io l'ho bloccato appunto perché dopo volevo killarlo da lì e invece no. Cioè, i blocchi e lui ci passa attraverso, vabbè. Pure che lo sto andando in base mia, guardate, eh. Ah no, è qui, meno male, perché non lo vedevo, raga. Minchia, ritorna indietro. Tu lo hitti questo qui, ritorna indietro, va bene. Bene, 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 bene. Ok, qui ci avviciniamo alla base del green, credo. Non mi ricordo. Lo sa che prendiamo i diamanti, ragazzi, andiamo dietro. Perché, cioè, torniamo avanti indietro perché non hanno neanche blocchi per arrivarci. Cioè, in teoria no, potrei arrivarci. Il problema è che voglio farmi sharpness, quindi nulla, andiamo. Ecco, ragazzi, adesso che mi sto riscaldando, già sto giocando bene, ma i primi game ho giocato veramente male. Va bene, no, ma hai ragione. Che mi hai fatto incazzare. Mori, perfetto. Rompiamo? Non ho nessuna mana fatica, in teoria no. No. Dai. Ah, green bed distrutto dall'acqua. L'acqua in teoria è a fianco alla base del... Ok. Allora, passiamo per il centro, raga. Passiamo per il centro. Dai, il letto, madò, quello lì lo vedo. Mi sono concentrato solo ad andarci a rompere il letto, ragazzi, sennò lo killavo easy. Passiamo per il centro che non mi va di fare tutto il giro. Allora, visto che il green ha perso il letto, ragazzi, è... per forza dall'acqua dobbiamo andare. Se le fireball mi incazzo. Ok, cadi. Ce l'ho io la fireball. Arriva anche il green. Oddio. Rompi, rompi, rompi. Vai, vai, vai. Vai che vinco. GG. LOL. Come l'ho vinta. Perché sono attaccati tra di loro. Bene, bene, 6 kill. Allora, ricapitoliamo. Texpack di Sammy Green, bellissima. Mi piace tanto. Ma non mi piace il fatto che comunque... ragazzi, diciamo un po' ripetitiva. Come dire, è diciamo un po', sono quasi tutte uguali. Quella di Mal mi piace un botto. La spada è figa. Contro più blocchi è veramente spettacolare, ragazzi. Infatti credo che utilizzerò quella di Mal per un po'. Parpled l'ho utilizzata per tanto tempo, quindi vi lascerò tutti i download in descrizione. Se volete scaricarli, lasciateci, c'è il link in descrizione. Quindi c'è scritto Texpack di Mahal, Texpack di Parpled, Texpack di Sam Green. Ok? Naturalmente, ragazzi, voi mi potete anche lasciare, se entrate nel gruppo Telegram, mi contatterete lì, mi lasciate tutte le vostre Texpack dove io le andrò a provare. Noi ci vediamo domani alle 15 con un nuovo video. Mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi, attivate anche la campanellina per non perdervi nessun contenuto tutti i giorni alle 15. E vi saluto. Bella.